vota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tracio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tracci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tracio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù dice una frase molto forte in questo Vangelo, che probabilmente come cristiani e col senno di poi, cioè conoscendo la storia di Gesù, magari non ci fa né freddo né caldo, nel senso che la diamo molto per scontata. Senza di me non potete fare nulla. E noi ci diciamo giustamente e crediamo di essere amanti di Gesù, diciamo certo Signore mio, senza di te no? Non possiamo fare nulla. Però se poco poco pensiamo a chi magari è ateo, poi diciamo vabbè, ma per esempio chi è ateo, chi non crede in Gesù comunque vive una vita comunque normale. Perché una cosa è dire senza di me non potete stare bene, senza di me non riuscite a essere felici, senza di me non potete essere benedetti, senza di me non siete in pace. E un'altra cosa è dire senza di me non potete fare nulla. Perché le parole che Gesù ci dice, specialmente nel Vangelo di Giovanni, sono pesate. Quindi dire senza di me non potete fare nulla vuol dire esattamente: senza di me non potete fare nulla, letteralmente. E soprattutto in un contesto d'ospedale credo che ancora di più sia chiara la cosa, no? È come se un medico mi dicesse guarda che senza l'ossigeno tu non campi, senza il sangue il tuo fisico non ce la fa. No, non so se mi spiego, senza il cibo il corpo non vive. Questo è il senso, cioè senza quella cosa non puoi fare nulla, nulla, completamente niente. Allora, come ti spieghi che chi non ha Gesù comunque fa delle cose, comunque vive? Allora c'è qualcosa di più probabilmente dietro quel senza di me, che non è semplicemente quello che intendiamo noi paradossalmente, nel senso che probabilmente nonostante noi crediamo in Gesù, nonostante noi ci diciamo credenti, forse non siamo così consapevoli di quello che intende Gesù. Perché quando Gesù dice senza di me non potete far nulla, ecco, noi dovremmo come credenti ogni tanto uscire dal nostro essere credenti, cioè dovremmo vedere le cose al di là. Non so se vi capita questa cosa, no? Noi certe volte vediamo e viviamo la nostra fede troppo da religiosi. Per esempio, no? Quando noi vediamo il crocifisso, noi siamo, grazie a Dio, amanti del crocifisso, ma certe volte ne siamo così amanti da non renderci conto dello scandalo del crocifisso, per esempio, no?
Cioè noi siamo così abituati al crocifisso che non ci rendiamo conto della pesantezza del crocifisso, cioè il fatto che è un patibolo, è uno strumento di morte. Se Gesù fosse morto impiccato, già il fatto che vi dico questa cosa, no, vi fa un certo effetto, penso. Invece il crocifisso è diventato un'opera d'arte, è entrato nell'iconografia, fa un effetto diverso. Quando poi vediamo un film pesante come The Passion, no, di Mel Gibson, fa impressione, allora già uno si rende conto di che cos'è il crocifisso. E per farvi capire, no? Allora, quando Gesù dice senza di me non potete fare nulla, quel senza di me intende chi è veramente Gesù. E Gesù in quel caso si riferisce a tutti, quindi non è la religione Gesù, non è la cristianità Gesù, è anche quello, ma è molto di più. Quel senza di me dovremmo prenderlo e dovremmo sentirlo, per esempio, come detto da un poeta che parla dell'amore, per esempio, e sentir dire senza l'amore non potremmo fare nulla. E già cambia, perché anche un ateo, uno che si definisce completamente senza Dio, uno che non vuole credere in Dio, se tu gli dici senza amore non puoi fare nulla, non ti dice nulla. Perché se tu gli dici guarda, senza Gesù Cristo tu non puoi fare nulla, non gli fa un baffo. Perché tanto dice ma io Gesù Cristo non ci credo, l'avete inventato voi, è un personaggio storico, sì, storico, ma tanto è un personaggio come tanti altri. Ma se tu gli dici senza l'amore non puoi fare nulla, perché l'amore è ciò che muove ogni cosa, è l'amore che riempie ogni cosa, è l'amore che muove tutto, è l'amore che riempie ogni cosa. E questo ne faccio l'esperienza tutti, dal bambino piccolo, dal neonato, anzi addirittura prima, no? Dall'esperienza addirittura del bambino che è nel grembo della madre, perché già sente, no? L'esperienza dell'amore, a finché uno muore. L'amore è quello che tiene in vita, perché l'esperienza dell'amore fa andare avanti, l'esperienza dell'amore tiene in vita, è l'esperienza dell'amore che ci fa fare le cose, che ci muove, che ci fa appassionare, è l'esperienza dell'amore, o meglio, la non esperienza dell'amore che ci uccide, che ci fa andare in depressione, che ci fa stare soli, o no, è l'amore che muove tutto, è l'amore che ci fa fare sport, paradossalmente, è l'amore, è sempre amore quello che muove qualunque cosa. Quindi tutto è permeato dalla presenza dell'amore. Noi non la chiamiamo Gesù Cristo, ma Gesù ci sta dicendo guardate che sono io in ogni cosa, ci sono io vivo e vero che vi sto parlando, che ho questa voce. Quello sta dicendo agli apostoli, che ho questi occhi, che ho questo corpo, che mi sto donando, ma ci sono io, e ora ve lo dico, senza di me non potete fare nulla. Ora si capisce che senza di lui non possiamo fare nulla. Tutto quello che muove tutte queste cose è una persona fisica, così viva, così reale, eppure così invisibile. L'amore è la cosa più tangibile e nello stesso tempo più invisibile che ci sia. Ecco, la prossima volta che vi dicono che Dio non esiste, fatevi questo esempio, che l'amore è la cosa più invisibile che c'è, eppure è la cosa che muove tutto. Perché basta che viene a mancare l'amore, la persona muore all'istante.
Proprio l'altro ieri sono passato all'hospice e c'era una signora che si sta lasciando morire, letteralmente. Dico, non faccio lezione a nessuno, perché io sono l'ultimo arrivato, voi sicuramente mi fate alla grande, no? Lezioni in questo senso, perché ne vedete gente che a un certo punto magari si lascia morire. Perché si sta lasciando morire? Perché si sente sola, perché non ce la fa più, soprattutto perché si sente sola. Ecco, perché? Perché non sente più l'amore, al di là se ce la fa o non ce la fa, al di là di quanto è avanti la malattia, non è quello, è la solitudine, è la mancanza d'amore che la sta uccidendo, per esempio. Allora si capisce totalmente questo senza di me non potete far nulla. Ecco, Gesù ci dice questo. Quando in questo Vangelo Gesù dice, fa l'esempio della vite, no? Che è un esempio grandissimo che riprende naturalmente dall'Antico Testamento, lui mette in evidenza questo. All'origine di tutto c'è Dio Padre, che è l'agricoltore. E poi dice, io sono la vite. All'origine di quest'amore c'è Dio Padre. Io sono la vite. Per non morire dovete rimanere in me. Dovete rimanere attaccati a me. Come possiamo rimanere attaccati a Gesù? Attraverso il comandamento di Gesù, che è l'amore. Come lui ci fa rimanere attaccati a lui? Attraverso la potatura, che è la cosa più antipatica che viviamo in questa terra. Cioè il fatto che ogni tanto la vita ci mette nelle situazioni difficili da dover affrontare. Perché? Perché anche e soprattutto per noi cristiani questo è un brutto rischio. Cioè noi tante volte, appunto perché le cose le sappiamo, soprattutto per noi cristiani impegnati, no? Cioè quelli che siamo tra virgolette più avanti, più dentro, è un'arma a doppio taglio questa cosa, perché noi tante volte ci diciamo che le cose le sappiamo, quindi le conosciamo. Ecco, proprio questa cosa rischia di essere un danno, perché invece di farci andare avanti ci fa mettere su un piedistallo e ci fa sentire gli esperti della situazione. E poi cadiamo come pere dall'albero. Perché la cosa più importante è l'amore. Ed è, paradossalmente, come dicevo prima, nonostante la cosa che è più presente nella nostra vita, è la cosa più difficile, forse, ed è la cosa più semplice. Dio è così, eh. Perché? Perché siamo noi che la rendiamo complicata. L'amore è la cosa più semplice. Però siamo noi che complichiamo le cose, siamo noi che complichiamo tanto le cose, perché ci ragioniamo sopra, perché dobbiamo confezionarle, perché dobbiamo incartarle. Siamo complicatissimi noi. Invece il Signore è molto molto semplice. Pensate alla vita di Gesù. Gesù quando predicava, quando annunciava, pensate alla Chiesa, no? Noi di Chiesa ci mettiamo e dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, converrebbe fare così, converrebbe fare in questo modo, la cosa migliore da fare è questa, forse converrebbe fare questa iniziativa, forse converrebbe... Gesù camminava, parlava, predicava in maniera molto semplice, incontrava le persone, basta. E passava l'amore di Dio, senza bisogno di facciamo la processione in questo modo, mettiamo questa tenda, facciamo così, mettiamo i fiori in questo modo... Non c'è bisogno, perché si sente. Quando c'è l'amore, si sente. Così come si sente quando non c'è l'amore. Allora, ecco perché è importante riconoscere il Signore quando passa, anche nella nostra vita. È importante riconoscere che il Signore ogni tanto ci fa sti tagli, perché vuole che noi ci rinforziamo nella sua linfa, che è il suo amore. E soprattutto avere la semplicità, l'umiltà di lasciarci tagliare, di lasciarci plasmare da questo amore. Perché?
Non perché lui appunto voglia farci del male, assolutamente, perché in fondo quando lui ci chiede amore è perché in realtà ce lo vuole dare. La seconda lettura, e chiudo, diceva chiaramente: amate a fatti, non a parole. Proprio per questo, perché il rischio qual è, vi dicevo, quando noi siamo credenti, ci diciamo credenti, che tante volte ci riempiamo la bocca di queste cose, delle cose che sappiamo, di quello che sappiamo predicare, però poi a livello pratico ci perdiamo molto. E quelli che pagano le conseguenze alla fine siamo i primi noi. Perché non è che il Signore poi sta là a giudicarci, a dire te la faccio pagare, sei stato furbo, hai sbagliato. Ma il Signore, sapete quanto gli interessa, non voglio dire una parola brutta, ma gli interessa niente, Signore. Siamo noi i primi a starci male, perché poi rodiamo dentro, stiamo noi a andare a macchinare. Invece no, dobbiamo essere molto semplici. Allora, chiediamo veramente al Signore di tenerci stretti a Lui, le volte che tendiamo a distaccarci da Lui, che ci possa raccogliere, che ci possa podare, come sa fare Lui da buon padre, come sa fare Lui da buon fratello, e possa far sì che la sua linfa, che l'amore, possa scorrere sempre dentro di noi, che il Signore possa darci un cuore semplice, che guardi veramente all'amore per gli altri, all'attenzione per gli altri, e in tutto questo possa pacificare il nostro cuore, perché possa far emergere soprattutto questo, la semplicità di cui Lui era colmo ed è colmo come uomo e come Dio. Sia lodato Gesù.